Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video dedicato alla lore di Destiny. In questa puntata della mia rubrica, più che parlare di un determinato argomento o di un personaggio narrando la sua storia, eccetera, voglio lasciare spazio alla fantasia, lasciarla libera di vagare, esplorando la fattibilità di una teoria piuttosto particolare, ossia che in vista della lotta contro le navi a piramide si possa creare una grande alleanza che vada a coinvolgere tutte le razze presenti in Destiny, tutti i popoli che per ora magari sono anche in guerra, tutti insomma gli elementi che abbiamo imparato a conoscere della trama, quindi Vex, Alveare, Caduti, Cabal e umani, intesi guardiani e non. Tutto per contrastare appunto le navi a piramide, questa imminente minaccia che sta arrivando nel nostro universo. Ce ne siamo accorti alla fine del Destiny 2 base, ma anche Mara ci ha avvisato più volte l'arrivo di queste navi grazie all'ologramma presente sul suo tavolo nel Tronomondo. E quindi insomma questa minaccia che sta per arrivare potrebbe scatenare un effetto domino e spingere le attuali specie a coalizzarsi. Insomma, una situazione di estremo pericolo potrebbe portare al superamento di sapori e di inimicizie che ormai persistono da tanto tempo. Ma insomma, quando arriva qualcuno di più pericoloso, succede che si mettano da parte gli screzi e si cerchi di contrastarlo in tutti i modi. Tutta questa teoria si basa su un esposto un po' particolare, su un fondamento particolare, ossia che le navi a piramide non siano dei rappresentanti dell'oscurità in senso stretto, oppure che la rappresentino in maniera così pura da non essere assimilabili o affascinanti nemmeno per l'alveare, nemmeno per i Vex. Ma poi vi spiego su cosa si basa la possibile alleanza con queste due specie che sono le più problematiche. Comunque, appunto, le navi a piramide così aliene, così esterne, così pericolose, che spingono tutte le altre specie ad allearsi, diciamo. Alcune sono già plausibili come alleanze allo stato attuale delle cose, dell'universo narrativo di Destiny. Mi riferisco ai Caduti, di cui ho già ampiamente parlato e a cui ho anche dedicato alcuni video riguardo la fattibilità appunto di un'alleanza con i Caduti, grazie a figure come Mitrax, il capitano che attualmente combatte insieme ai Guardiani, grazie a Varix, immancabile, ma anche magari grazie al Ragno, eccetera. Insomma, ci sono diversi elementi che ci possono indurre a pensare che ci alleeremo prima o poi con i Caduti. Anche la stessa resurrezione di Ulderen, che non dimentichiamo è ancora Kell, nonostante sia ora anche un guardiano, potrebbe fornire un ulteriore ponte tra le nostre due specie. Chi lo sa? A fianco ai Caduti, l'altra alleanza più probabile è quella con i Cabal di Kalus. Dopo la morte di Gaul, la Legione Rossa ha dei nuovi leader, ma pare probabile che Kalus possa in qualche modo tentare di riprendere il controllo sul suo impero. Ovviamente ha già al suo servizio tutti i lealisti che ci sono sul Leviatano, e il Leviatano stesso non è una forza da poco, una potenza davvero notevole, quindi perché no, anche se non riuscisse effettivamente a prendere il controllo di tutti i Cabal, beh, già solo avere al nostro fianco il Leviatano sarebbe qualcosa di davvero importante. In tutto questo dobbiamo aspettare di vedere il DLC dedicato a Kalus. Più che DLC sarebbe il terzo contenuto dell'Annual Pass, quello dedicato alla Stagione delle Ombre, cosiddetto Penumbra, che ci riporterà a bordo il Leviatano e che quindi probabilmente ci farà approfondire nuovamente la figura di Kalus. In realtà Kalus è dai tempi della prima incursione sul Leviatano che sembra volerci offrire un potere nuovo, anche di questo ho già parlato, e che abbia voluto metterci in qualche modo alla prova per temprare le nostre doti. Ma temprare contro cosa? Non si sa, sappiamo che lui ha visto qualcosa che l'ha spaventato ai confini dell'universo, l'ha impressionato. Sappiamo che i Cabal in qualche modo sembrano fuggire da qualcosa, che si siano espansi così tanto proprio perché fuggivano da una minaccia. Secondo alcuni quella minaccia era Oryx, ma probabilmente potrebbe essere qualcos'altro, e quindi magari erano proprio le navi. Chi lo sa? Comunque, i presupposti teorici per un'alleanza anche con Kalus ci sono, anche perché non è un fanatico, sì, è un po' edonista, è un po' bizzarro, però non è violento gratuitamente, cioè sembra molto scaltro, e quindi chi lo sa, vedendosi anche lui minacciato dalla forza di queste navi a piramidi, potrebbe dire: bene, mettiamo da parte i dissapori, siete dimostrati degni, vengo ad allearmi con voi, vi do nuove abilità, nuovi poteri, chi lo sa, e quindi insieme ai Caduti ci potremo trovare insieme anche ai Cabal di Kalus. Insomma, alleanza che secondo me è probabile e che ha già basi teoriche forti, proprio come quella con i Caduti. Ma ora veniamo alle alleanze più difficili. Quella con l'alveare, con i Vex e poi una possibile soluzione alla presenza dei corrotti. Partiamo dalla possibile alleanza con l'alveare. Non è un'alleanza facile, appunto. L'alveare è una fazione che vive secondo i suoi valori, secondo la logica della spada che prevede continua morte e distruzione per accrescere di potere, per saziare il verme, per diventare sempre più forti. Non è una logica che si presta bene a un'alleanza, infatti, l'alveare non ha mai avuto rapporti di alleanza con altri popoli o razze.
è sempre andato avanti con la sua opera di conquista e distruzione. Ragion per cui è difficile magari pensare a un'alleanza con l'Alveare allo stato attuale delle cose. Ma se l'Alveare cambiasse un po' la sua mentalità e ci fosse una nuova specie nell'Alveare, mi spiego meglio. Noi sappiamo che i leader dell'Alveare sono Savathun e Xiguarati in questo momento. Oryx è deceduto. E ci sono poi i vermi, che non sappiamo bene dove siano i vermi rimanenti. Due sono già morti. Ma se noi riuscissimo ad uccidere Savathun e Xiguarat, cosa che secondo me succederà, l'Alveare rimarrebbe senza un vero leader. E se questa mancanza di un vero leader fosse l'occasione giusta per un vecchio leader di ritornare da un esilio ormai millenario? Sto parlando di Taox, una figura menzionata nei Libri del Dolore, era una maliarda del proto-Alveare che si oppose al patto con i vermi di Oryx e cercò in tutti i modi di evitare che l'Alveare finisse succube appunto dei vermi. A un certo punto lei sparì, Oryx gli diede la caccia per un sacco di tempo, ma non riuscì alla fine a catturarla. Quindi Taox è ancora viva da qualche parte, potrebbe essersi ibernata, chi lo sa, ma magari potrebbe guidare una nuova stirpe di Alveare, libera dal patto con i vermi. Certo, l'Alveare senza i vermi era molto più debole, non aveva una grande longevità, eccetera, ma chi lo sa, in questi millenni Taox potrebbe aver appreso nuove capacità per rendere l'Alveare più forte senza schiavizzarlo con il patto dei vermi, insomma, con l'alleanza che Oryx e le sorelle hanno siglato nel profondo. È un'ipotesi azzardata, forse su basi anche un po' labili, perché magari Taox è semplicemente deceduta, però è bello, appunto, dicevo, far volare la fantasia, e quindi chi lo sa, magari un Alveare indebolito torna a Taox, propone una soluzione diversa, l'Alveare si libera dal patto con i vermi, che comunque prima o poi dovremmo anche andare a prendere, secondo me, però non si sa, e quindi magari ci troviamo a fianco almeno una parte dell'Alveare. Chi lo sa, ripeto, ipotesi azzardata, ma tant'è. Citavo poi i Vex come altra razza di difficile alleanza. Loro, un po' come l'Alveare, proseguono sui propri binari, logici, simulativi, cercano di comprendere ciò che non possono comprendere, quindi la luce e l'oscurità, e stanno cercando in tutti i modi di trovare una soluzione a questo problema. In tutto questo bisogna inserire il discorso di Curia e di Osiride, a mio avviso. Curia sta cercando di liberarsi dalla corruzione. È palese, tutto il ciclo di maledizione che si ripete nella città sognante è fatto da Curia per comprendere la corruzione e capire come liberarsi da essa. Per chi non se lo ricordasse, Curia fu corrotta da Oryx ancora migliaia di anni fa e poi donata a Savathun. Ma se Curia, liberandosi dalla corruzione, capisse che il vero nemico dei Vex non è la luce, ma è proprio l'oscurità, oppure che i Vex non possono continuare a vivere solo sui binari logici che stanno tenendo da eoni e che contro certe fazioni non sono poi così efficaci, potrebbe aprire la strada a nuove alleanze, magari a una non belligeranza con la luce per combattere un nemico comune che potrebbe essere l'oscurità, appunto, quindi la corruzione, eccetera, ma magari anche un nemico ancora più potente come le navi a piramide. In tutto questo citavo anche Osiride, perché non dimentichiamoci che Osiride si è inserito con forza nei meccanismi della foresta infinita e nella rete Vex. Quindi, chi lo sa, potrebbe in qualche modo fungere da agente in incognito, da infiltrato nella rete Vex, per in qualche modo consigliare, per spronare i Vex a combattere al nostro fianco. Ripeto, i Vex sono creature di pura logica, fredde, scrupolose, metodiche, quindi anche questa alleanza appare un po' improbabile, un po' come quella appunto dell'Alveare. Però chi lo sa, magari anche loro, spinti dal fatto di non poter comprendere alcuni principi, magari non riusciranno a comprendere nemmeno le navi a piramide, spinti magari da un infiltrato come Osiride o dalle nuove conclusioni a cui potrebbe giungere Curia una volta liberata la corruzione, beh, magari potrebbero decidere di cambiare un po' atteggiamento, soprattutto se ci fosse una minaccia così importante da sconfiggere. Non dimentichiamoci che i Vex simulano e vivono solo con l'obiettivo di diventare padroni della realtà, padroni dell'universo. Quindi se attraverso le loro simulazioni emergesse con forza che per sconfiggere le navi piramide, questa grande minaccia, fosse necessaria una grande alleanza, chi lo sa, potrebbero scegliere di non combatterci più, magari in qualche modo di assisterci, almeno finché si lotta contro il nemico comune. In conclusione citavo anche i corrotti, che sono i più difficili ovviamente da controllare, perché sono ormai degli schiavi intrisi di oscurità che rispondono solo a un padrone. In questo momento i padroni sono Savathun e Xiguarat. Ma se il padrone diventasse qualcuno di nostra conoscenza, magari un nostro alleato, che possa in qualche modo indirizzare i corrotti contro un altro nemico,
Certo, i corrotti sono fatti di pura oscurità e reagiscono in maniera aggressiva alla luce, ma sono anche un po' degli schiavi senza cervello, a parte i casi eccezionali come Curia e Malok. Non hanno volontà propria, sono degli involucri, combattenti che rispondono a una volontà superiore. E se quindi un personaggio come Mara o Eris riuscisse a controllare la corruzione, a controllare i corrotti, potrebbe usarli al nostro fianco, indirizzarli contro un nuovo nemico? Forse sì, bisogna vedere fino a che punto il legame con l'oscurità dei corrotti gli impedirebbe di combattere al nostro fianco. Ma se chi comanda dall'alto dà l'ordine, probabilmente i corrotti obbediscono ciecamente. Questa è una cosa che è emersa abbastanza chiara nella lore di Destiny. E quindi magari un Eris regina dei corrotti o una Mara regina dei corrotti potrebbe utilizzare la corruzione a nostro vantaggio, magari dandoci anche modo di comprendere delle abilità che sono proprie dell'oscurità, che sembra un tema che tornerà in Destiny 3, cioè noi che riusciamo a utilizzare anche i poteri dell'oscurità. Chi lo sa, anche questa è solo una teoria, ma le basi teoriche anche qua ci sono. Non sono fortissime come nel caso dei Vex e dell'Alveare, ma ripeto, far viaggiare la fantasia è bello e soprattutto non costa nulla. Questo, ragazzi, è il quadro per questa ipotetica grande alleanza. È stato un tema che tra l'altro abbiamo dibattuto tanto sia sui social che qui nei commenti sotto i vari video che ho pubblicato su YouTube, e quindi mi sembrava giusto dedicargli un video, anche perché voglio sentire le vostre opinioni. Secondo voi è possibile una grande alleanza di tutti contro le navi a piramide, oppure ci saranno solo alcuni che avranno il coraggio di allearsi con noi, magari solo i caduti e i Cabal, mentre le fazioni più oscure e in qualche modo fanatiche rimarranno per conto loro? Fatemelo sapere nei commenti e fatemi sapere anche se vi è piaciuta la mia teoria, se la trovate totalmente infondata. Non me la prendo, cioè sono supposizioni personali basate anche sul nulla a volte, quindi è solo uno sfoggio di fantasia, quindi ditemi cosa ne pensate tranquillamente e proponete qualcosa di vostro, sempre ovviamente se vi va. Vi ringrazio per la visione, vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube Lorenzo Divus e perché no anche la mia pagina Facebook e il mio profilo Instagram, entrambi Lorenzo Divus. Vi ringrazio ancora per la pazienza, per la visione, e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!